Salve a tutti, buonasera. Vediamo, aspetto, mentre aspetto che qualcuno si colleghi, intanto vi mando un abbraccio dalla mia Spagna, dove vivo in questo momento. E non sono in un luogo chiuso, quindi mi scuso nel caso, buonasera a tutti, e nel caso in cui ci fossero troppi rumori, anzi ditemi se si sente molto male. Però volevo condividere con voi un posto bellissimo, anche se si vede poco, ovviamente, e anche una giornata di festa, perché qui da noi siamo proprio nel mezzo di, ciao a tutti, di una festa bellissima che è il Festival Internazionale, perché il posto in cui io vivo è un posto in cui vivono circa 90, sono rappresentate circa 90 nazionalità ed è quindi un posto bellissimo, diciamo proprio fatto su misura su di me. Quindi non potevo oggi chiudermi dentro casa con un'atmosfera di festa che c'è. Ovviamente mi sono messa dove non c'è nessun, il minimo rumore possibile. Volevo iniziare con una piccolissima meditazione, visualizzazione, perché l'avevo già detto in altre occasioni. Quindi intanto se c'è qualcuno che non mi conosce ancora, benvenuti. Sono molto contenta di essere qui con voi e di poter condividere un'oretta del nostro tempo insieme. Mentre chiacchiero, intanto aspetto che si colleghino le persone. So che oltretutto è venerdì sera, quindi suppongo che tante persone siano come stavamo facendo noi, fuori, prendendo qualcosa da bere e da mangiare, ovviamente. Poi qui alle 10 è veramente molto presto, quindi le persone ancora non sono andate a cena. E i nostri tempi sono sempre molto più in là rispetto ai tempi italiani. Scusate se mi muovo, ma non ho un punto nel quale appoggiare la telecamera. Grazie a tutti. Intanto, ciao padre, ciao a tutti. Non vi saluto uno a uno perché mi dispiace, se no magari se salto qualcuno. Ciao bella bionda a te. Volevo intanto vi volevo dire una cosa. Tutti parlano di questo nostro mondo, chiamiamolo così, come se fosse una noia, una cosa sempre triste, sempre oscura. Niente di questo è vero, ovviamente, perché siamo pieni di gioia, anzi, proprio per questo, proprio perché conosciamo, vedete, ci sono anche le pubblicità. Proprio perché conosciamo questo mondo, il mondo di tutto ciò che non si vede, proprio per questo siamo felici, perché abbiamo potuto toccare con mano. Scusate, il caldo che sentite voi lo sento anche io, immaginate, i soliti 40 gradi. Quindi dico, abbiamo toccato con mano la gioia di poter essere in contatto con chi è dall'altra parte del velo e non solo. Perché una volta che entriamo in contatto con il mondo che non è tutti i giorni, la gioia inonda tutta la nostra vita e le persone che ci stanno accanto. Ora, tutti abbiamo problemi, su questo non c'è dubbio, non è un modo per evitare i problemi, però è un modo per affrontarli in maniera migliore, con più gioia, con più amore, perché poi la cosa importante è solo quella. Allora, vediamo se c'è qualcuno in più. Allora, e se no iniziamo, intanto facciamo una piccolissima visualizzazione e poi parliamo per l'oretta che abbiamo da condividere insieme. Allora, io inizio, la visualizzazione non è mia, perché generalmente le faccio, però a seconda delle persone che ho davanti, poi invento magari una visualizzazione, una meditazione, ma desidero fare qualcosa che voi poi possiate anche trovare online, magari, o se no ve la mando io, però non so niente di diritti o cose del genere, perché non so neanche chi l'ha inventato effettivamente. Allora, siccome ho pensato, bambino piange,
tranquille, serene, perché dobbiamo poter meditare, che è quello che dico sempre alle persone che vengono nella nostra scuola, dobbiamo poter meditare in tutte le situazioni, in tutte le condizioni, perché è proprio questa la cosa migliore, se no sono capaci tutti. Allora, a me sono le cose difficili che piacciono, questa è la verità. No, si sta bene. C'ho pure i collaboratori. Allora, dicevo, siccome siamo in una bella spiaggia, con il mare che vi culla, e vi cullo anche io muovendo il computer, quello che però vorrei farvi questa sera è un rilassamento, una meditazione nella foresta. Così possiamo unire vari entourage, varie location, quindi il mare e la foresta. Allora, se siete pronti, spero che si senta. Ciao a tutte, tesorine mie. Spero che possiate ascoltare. No, sono in Spagna, non in Sardegna, sono in Spagna, a casa, finalmente. Dopo tanto girovagare, sono qui. Allora, rilassatevi e chiudete gli occhi. Da adesso in poi mi rivolgo a voi personalmente. Quindi chiudi gli occhi, se riesci ad ascoltare il rumore del mare, fai sì che ti accompagni per tutto il tempo, anche se siamo poi, se saremo in una foresta, ai bordi del mare però. Allora, se potete, stendete le gambe e lasciate che le braccia cadano direttamente sulle vostre gambe, non so se siete sdraiati, se siete seduti. E rilassatevi. Allora, adesso fai un bellissimo respiro profondo attraverso il naso, trattieni l'aria per un attimo e poi espira profondamente. Inspiri la calma, la pace, ed espiri stress e tensioni accumulati nell'organismo. Rilassi la mascella e continui con una respirazione profonda. Entra la calma ed esce lo stress. E poi torni ad una respirazione regolare. Lascia che la tua mente ponga la sua attenzione sui tuoi piedi. Vedi un morbido bagliore dorato che inizia ad illuminare i tuoi piedi. Lascia che ti riempia i piedi con calore e relax. Lascia rilassare i tuoi piedi, basta lasciarli andare. Ora senti che la morbida luce dorata comincia a spostarsi verso l'alto, nelle tue caviglie. Senti le caviglie che diventano calde e si rilassano. Lascia che i muscoli delle caviglie si rilassino. Basta lasciarsi andare. Ed ora senti che il morbido bagliore dorato comincia a spostarsi verso l'alto. Polpacci. Senti i polpacci rilassarsi sempre più profondamente. Si rilassino semplicemente. Senti com'è facile rilassarli, basta lasciarsi andare. E ora senti che la morbida luce dorata in movimento arriva alle ginocchia. Lascia che il tiepido calore riempia le ginocchia. Senti le rotule che si rilassano. Senti il poplite, la parte posteriore delle ginocchia, rilassarsi.
Senti i muscoli intorno alle ginocchia rilassarsi. Senti quanto è facile, basta lasciarli andare. Senti il calore tiepido cominciare a spostarsi verso l'alto nelle cosce. Lascia che i muscoli delle cosce rilassino. Lascia che il calore rilassi le tue cosce e la luce che li illumini. Basta lasciarle andare. Ora lascia che la calda luce dorata si muova nelle articolazioni delle anche. Lascia che i fianchi si rilassino. Lascia adesso che siano i muscoli dell'inguine a rilassarsi. I glutei si rilassano al passaggio della luce. Lascia che i muscoli si rilassino. Basta lasciarli andare. E ora lascia che la calda luce dorata riempia l'addome. Senti come una palla di luce dorata riempire la tua zona addominale. Senti il calore della palla di luce. Respira profondamente e senti come si espande la luce. Ora lascia che la luce si muova lungo la schiena. Riempie. Diventa consapevole del lieve movimento della schiena. Distende. Adesso senti il flusso di calda luce dorata nel petto. Con ogni respiro che fai, i tuoi polmoni sono pieni di quella calda luce dorata. E ora lascia che la tua mente dirigga la sua attenzione alle mani. Lascia la calda luce dorata riempire ogni dito. Senti riempire di luce calda il palmo di ogni mano. Lascia che la luce dorata cominci a muoversi nei polsi e negli avambracci. Senti i muscoli che si espandono nella luce e con la luce. Lascia che i tuoi gomiti si rilassino. Lascia passare la luce nelle tue braccia e nelle spalle. Lascia rilassare le tue scapole e alleviare la loro tensione. Lascia che la luce si inserisca nel tuo collo. Senti il tuo collo e la gola come cominciano a rilassarsi piano piano. Ingoia delicatamente e senti la gola libera, pulita. Separa le labbra un po' e poi chiudile. Lascia che la tua abbandoni in una posizione rilassata. Senti come la soffice, calda luce dorata riempie tutta la testa e il viso. Lascia che le tue orecchie si rilassino. Lascia che i tuoi occhi si rilassino.
Lascia che quel piccolo spazio tra le sopracciglia si rilassi. Lascia che la tua fronte si rilassi. Lascia che la parte superiore della testa si rilassi totalmente. Basta solo lasciarsi andare. E ora che sei completamente rilassato, ti invito a fare un viaggio immaginativo bellissimo. Immagina di vedere un fiume tranquillo, sereno, l'acqua che scorre tranquilla, tranquilla, di un colore chiaro, puro, bellissimo. E adesso vedi una piccola barca a remi, sicura. Vai verso la barca. Togli gli ormeggi e inizi a remare lungo il fiume, in mezzo ad una bellissima, freschissima foresta. Navighi lungo il fiume e poi il fiume ad un certo punto fa un'ansa. Scendi, ormeggi. E ti guardi intorno. Il sole fra le aperture in mezzo agli alberi riscalda la tua schiena, ma la brezza fresca della foresta ti invita ad entrare. Il percorso è chiaro e ampio ed è molto facile da seguire, così entri nella foresta. Tutto intorno a te è vivo. È possibile ascoltare gli uccelli chiamarsi l'uno con l'altro. I loro suoni sono gentili e dolci. È come se ti stessero incoraggiando a fare ancora qualche passo nella loro casa. E così fai, vai. È strano, perché nella foresta ci sono tanti rumori eppure c'è una pace totale. Conoscenza di avere piccoli animali intorno a te. Vedi conigli e scoiattoli correre e giocare e puoi ascoltare i suoni di altri uccellini nascosti nel baldacchino creato dalle fitte fronde degli alberi della foresta. Mentre cammini, cominci a sentire un suono di acqua che scorre allegramente e tu cammini in direzione del suono. Mentre cammini, puoi sentire sotto i piedi foglie, piccoli rami e radici sul terreno. Ci si sente molto bene quando i piedi toccano Madre Terra. Segui la voce gentile dell'acqua. Poco di fronte a te adesso si apre una piccola radura nella foresta e nel mezzo della radura vi è una piscina piccola, naturale. La piscina è alternata da un ruscello che forma una piccola cascata verso il basso di un piccolo pendio roccioso. La piscina è piena fino all'orlo. L'acqua quindi lascia la piscina sul lato opposto e continua il suo viaggio di ritorno verso la foresta, nella foresta, senza prescia. Scorre lentamente ma con brio. L'acqua è cristallina e lucente, brilla argentina e dona allegria al solo mirarla. Qui, nella radura, ci sono alcune rocce dove è possibile sedersi. Che i suoi raggi si fanno strada verso il basso, dall'apertura in cima agli alberi. Cammini verso la più grande delle rocce e ti siedi su di essa. È come se la roccia fosse fatta apposta per far sedere te. Culla il tuo corpo e ti fa sentire sicuro e protetto. Rimani seduto qui per qualche secondo, in silenzio, ascoltando i suoni della foresta e l'acqua tutto intorno a te.
I tuoi occhi sono chiusi e il tuo cuore è pieno di gioia. In pochi istanti inizi a percepire la dolce presenza di un altro essere di fronte a te. In piedi, a circa 6 metri da te, vi è una bellissima cerva. I suoi occhi limpidi, castani, poggiati su di te. Lei è completamente a suo agio e lo senti anche tu. E ti senti soprattutto parte di questa meravigliosa natura. Per qualche minuto guardi affascinata questa creatura dolce, che ti guarda come se ti amasse. Lei è così calma, emana serenità. È un animale splendido e rassicurante, e il tuo sguardo non può lasciare il suo, e il suo sguardo non può lasciare il tuo. Sembra che lei abbia portato un bellissimo messaggio per te, e attraverso lo spazio tra lei e te ti invia il messaggio. Ha un messaggio bellissimo, positivo. Sii pronta a ricevere il messaggio da lei. Apri il tuo cuore adesso e ricevi il suo messaggio per te. Il tuo cuore è pieno fino a traboccare per l'amore che senti nel suo messaggio. Ponile tutte le domande che desideri e ascolta le risposte. Lei sta lì per qualche istante più lungo. E ricordati che sarà lì per te sempre. Ormai sai la strada e sai come andare. Mentre ti lascio qualche istante per ascoltare le risposte o per fare le domande che desideri, ricorda bene che sarà sempre lì per te, a tua disposizione. Lei sta lì qualche istante ancora. Poi chiude leggermente gli occhi, li riapre per un ultimo sguardo su di te, si gira e lentamente torna indietro nella foresta. Rimani seduto un attimo per gioire del messaggio ricevuto e per integrarlo dentro di te. Ogni messaggio che riceviamo di questo tipo va integrato in un punto del nostro corpo. Poi ti alzi dal tuo posto sulla roccia e senti che è la forza che pervade nel tuo corpo. Fa parte di te ormai, non la puoi più perdere. Torni indietro nel sentiero e cammini lentamente, con calma, di nuovo al bordo della foresta, percorrendola a ritroso alla volta dell'uscita. Con ogni passo che fai, ti ritrovi a tornare nella tua consapevolezza, cosciente della stanza intorno a te o del luogo in cui ti trovi. Piano piano inizi a notare l'ambiente circostante. Inizi a muovere lentamente le mani e i piedi. E piano piano torni alla coscienza normale. Il tuo messaggio dalla foresta è stato integrato nel tuo essere e porterai il messaggio con te nella tua vita quotidiana. Se non hai fatto in tempo ad integrare, ad ascoltare questo messaggio perché andavo troppo veloce, puoi sempre fare di nuovo questo percorso per andare a trovare questa bellissima cerva, questo essere che la natura ci regala. Per essere un mezzo fra noi e chi ci vuole parlare.
E tornate qui. Intanto grazie, mentre vi risvegliate, diciamo così. Grazie Gaetano, grazie di avermi invitata, grazie Silvia, grazie di avermi invitata con voi. È un immenso piacere poter essere vicino a tante persone da lontano, perché poi io viaggio sempre, quindi mi rimane difficile essere vicino a. Ok, allora, piano piano, perché si fa un po' fatica a riprendersi subito dopo una visualizzazione. Mi dispiace questo passaggio, ma vorrei appunto che voi poteste vivere come vivo io in realtà, no? Un po' sempre anche un po' nel caos, mi devo organizzare e cerco comunque di essere sempre il più positiva possibile, cerco sempre, ciao a tutti, grazie, cerco sempre di essere, di far arrivare quello che sono, anche nel mio lavoro. E adesso andiamo appunto a parlare di regressioni e vite passate. Scusate, ma che strano sta cosa, sembra che mi manca qualcosa, vabbè. Scusate, stasera proprio. Allora, volevo intanto chiedere, perché abbiamo parlato in altre occasioni, poi magari farò una diretta qui un po' più tecnica, ma questa sera non volevo essere per niente tecnica. Anzi, vorrei sapere se c'è qualcuno di voi che ha avuto déjà vu oppure qualsiasi altra memoria, a qualsiasi altra memoria di posti. Dove si sente a casa o dove si è sentita particolarmente a casa. Vi faccio un esempio, così andiamo direttamente nel vivo della situazione. Intanto preparate qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi cosa che non avete mai voluto chiedere a nessuno. Chiedete, poi se posso vi rispondo. Allora, quello che vi volevo raccontare, per esempio, è una storia personale. Quando sono stata in Thailandia la prima volta, a Bangkok, che è famosa per essere una città abbastanza caotica, io sapevo benissimo come andare dal Palazzo Imperiale, come andare a prendere una barca per navigare il fiume Chao Phraya. Non c'ero mai andata, ma ricordavo proprio esattamente in dedalo di viuzze come poter arrivare in quel posto. Ora io già studiavo perché mi è sempre piaciuto, intanto mi è sempre piaciuto il lavoro della mente, no? Questa grande incognita con la quale conviviamo continuamente, che fa sì che siamo veramente speciali. Ma soprattutto mi piace tutto ciò che non è alla portata di tutti. Non perché, no, anzi, veramente ringrazio tutte le persone che fanno un lavoro scientifico e via dicendo, ma io che sono partita comunque da una base scientifica, mi sono trovata sempre di più in quello che effettivamente siamo, cioè integrati, siamo esseri dove la parte scientifica deve per forza convivere con la parte spirituale. Questo è veramente, io non capisco perché ancora lo dobbiamo raccontare. Da quel momento in poi ho fatto vari viaggi, a parte il lavoro, voglio dire, il lavoro mio appunto con le ipnosi regressive e non, e via dicendo, poi magari ne parlo meglio. Però ho fatto tanti viaggi per ritrovare posti nei quali mi sentivo a casa e dove sicuramente ero vissuta. In altre vite, ovviamente, perché anche in questa vita ho viaggiato tanto, ho vissuto in altri paesi, ma ricordo bene dove ho vissuto e ricordo bene la differenza di percezione rispetto a questo tipo di ricordi. Tanto tempo fa ho fatto un viaggio in Giappone e ricordo, sì, quasi 30 anni fa. E ricordo molto bene
alcuni piccoli particolari che sanno esclusivamente le persone che hanno vissuto lì in tempi addietro. È vero che studiavo giapponese, quindi ero immersa nella cultura giapponese, ovviamente, non solo nella lingua, nella religione, nella filosofia e via dicendo, però c'erano dei particolari che ricordo bene di non aver mai neanche letto da nessuna parte. Oltretutto ho fatto anche delle ricerche. Perché di base poi sono ricercatrice, proprio è quello che faccio sempre. Ed ho trovato che non c'è niente online, però erano dei piccolissimi particolari che alcuni amici giapponesi appunto mi hanno detto: ma tu come fai a sapere queste cose? Chi te le ha dette? Neanche ce lo ricordavamo noi, no? Cose così. Ecco, allora aspettate, tanto scusate che se no non leggo le domande. Prima dico di fare domande e poi non le leggo. Allora, Patrizia dice: ciao, Patri. Vedo mio padre nei sogni morto 3 anni fa, è allegro, giovane, a differenza di mia madre che mi parla nel sogno, lui non mi guarda nemmeno, mi voleva un gran bene, ma perché fa così? Allora, il discorso di sogni sarebbe da affrontare e parlarne almeno 50 anni. Intanto molto dipende, viene filtrato da quello che siamo noi, anche dalle nostre paure. Io ti vorrei invitare, Patrizia, a ricordare, no, a pensare, c'è per caso qualcosa che avresti voluto dire a tuo papà, non hai detto? Perché sapete che nel sonno, ecco, appunto andiamo in astrale, quindi tutto poi è simbolico. Quindi mi raccomando, non prendete mai i sogni come se fossero realtà come quelle che viviamo tutti i giorni. Cercate di approfondire, andate dentro ad ogni simbolo, perché poi effettivamente la verità di tutto quello che noi stiamo qua cercando con tanti sforzi, la verità sta veramente all'interno, andando in profondità. Quindi di qualsiasi cosa, mi raccomando, sempre andate in profondità. E tuo papà ti voleva un gran bene, quindi te lo vuole sicuramente anche adesso. Io vedo nel tuo sogno però più una tua paura, una tua incertezza magari, dovrei saperne un po' di più. Però sappi che è tutto simbolico. Silvia dice: a me è capitato più volte, una in particolare ero in un paese e sapevo che girando l'angolo c'era una piazza con una fontanella per bere l'acqua. Sì, guarda, Silvia, è bellissimo perché poi una cosa è quando uno ce lo racconta, no? Ma poi quando lo viviamo noi, che cosa è? Noi passiamo da un miracolo all'altro perché la vita è tutto un miracolo in realtà, no? E è strano quando le persone non se ne stupiscono, mi sembra davvero tanto strano. Quindi è bellissimo perché ti trovi e sei tu che sai davvero la verità e non importa chi ci crede o non ci crede. Io per esempio non mi sono mai messa in discussione, a fare una discussione con persone che non credono, non è proprio di mio interesse. Ho talmente tanto da studiare, da ricercare, da fare, parlare con le persone che possono avere uno scambio, con le quali io posso avere uno scambio e sinceramente, se credono o non credono, ognuno nel suo punto del cammino, no? Poi Stefania Toraldo dice: in Inghilterra mi sono sentita a casa molto e rimane in me un'attrazione incredibile. Non ho trovato la città esatta, quella del ricordo, ma la sensazione di appartenenza è molto forte. Allora, Stefi, noi facciamo anche dei lavori di accompagnamento, di ricerca e via dicendo. Ricordo che tanti anni fa a parte le esperienze mie, che comunque io sono molto, adesso sono, ecco, negli ultimi tempi mi sto affacciando e sto uscendo dalla mia grotta, diciamo così, ma in realtà sono molto riservata su quello che è il mio lavoro sugli altri. Per me stessa no, io sono libera, sono un libro aperto così, però il mio lavoro sugli altri è sempre molto, lo so io e lo sa la persona che collabora con me e la persona con la quale stiamo lavorando e basta.
E infatti non metto neanche foto di tutti i corsi che facciamo, le cose, no, perché tante cose sono molto personali e non che gli altri sbaglino, per carità, anzi, io poi sono una che io metterei tutte le foto, figuriamoci, però il caldo scioglie anche le collane, ve lo dico, però non, sono dei lavori un po' particolari che facciamo, me lo tiene su un momento, si chiama, scusate. Aspetta, mi sono persa fra le collane che si tolgono per il caldo e tutti gli altri discorsi. Mi sono persa. Ah, dicevo, facciamo un discorso di ricerca. Per esempio, se avete dei ricordi particolareggiati, di qualsiasi cosa, un ricordo qualsiasi, perché poi spesso tante persone ricordano nomi, ricordano fatti, nomi di cose, ma anche di posti. E quindi, a parte, tu dicevo, tutti i lavori che abbiamo fatto noi, però ci sono anche tantissime altre esperienze e racconti che sono stati, poi anche indagati da altri. Da grossi psicologi, da grossi psichiatri, e non so se ricordate che tanti anni fa, qualche anno fa, c'era una ragazza che ricordava di essere una ragazza ebrea, mi sembra di nome Anna, non ricordo, no, 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 no. E che appunto alla fine ha ritrovato, dopo tanto girovagare, cercare, ha ritrovato il fratello che era ancora in vita, e ha potuto appunto ritornare là dove era stata poi uccisa durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto. E quindi immaginate ritrovare davvero un fratello con il quale si condividono grandi e piccoli segreti come solo un fratello può condividere. Beh, insomma, è veramente enorme. Sono delle emozioni che non ci lasciano più. Ed è la stessa identica cosa di quando abbiamo questa emozione di incontrare qualcuno che abbiamo già incontrato, a chi non è mai capitato. A tutti, no? È capitato. E quindi anche questi grandi amori, ne abbiamo parlato tempo fa con alcuni colleghi. Bellissimo, perché poi ognuno ha raccontato la propria esperienza di questi grandi amori che portiamo da una vita all'altra. Mi raccomando, non pensiamo che in ogni vita abbiamo sempre gli stessi amori, insomma, perché cambiamo ruolo, perché cambiamo sesso e via dicendo. Però sì che sono degli amori e ci sono anche amori che tornano e che effettivamente quando arrivano poi ci riempiono il cuore in una maniera totalmente differente. Ora, anche rispetto a questo, ci sono tante persone che hanno spesso tante domande, come ad esempio, ma come lo riconosco, no? Che è la domanda più frequente e per me poi in fondo un po' la più strana, perché quando lo vedi lo riconosci, lo sai dentro di te, no? E come dico sempre, se dobbiamo essere sicuri di una sola cosa, è della nostra intuizione. Quindi l'intuizione è quanto di meglio possiamo avere dentro di noi per essere sicuri che non ci stiamo sbagliando. E poi tante persone ci chiedono, ma io ricordo di aver vissuto in un altro spazio, in un altro tempo, ed effettivamente è così, perché non viviamo solo sulla Terra, però siccome ancora non siamo proprio tanto avanti da poter accettare discorsi di questo genere, io li butto lì e poi vediamo come va. Per quanto riguarda invece il lavoro che faccio in generale, che non è solo relativo alle regressioni, alla vita oltre la vita, o anche alla vita fra le vite e via dicendo, volevo dire che io sono partita appunto, come ho detto, da una base molto scientifica. Io volevo aiutare le persone. Mi sono trovata in realtà ad avere all'interno di questo lavoro una connotazione poi spirituale molto molto alta, molto forte. E quindi mi lascio guidare un po' da quello che è, da chi più in alto di noi in qualche maniera ci guida.
calcolate che tante persone mi chiedono la base proprio, a che serve, no? Fare un'ipnosi regressiva o fare un rilassamento o fare una regressione a vite passate. In realtà lo facciamo perché così aggiriamo le resistenze dell'io, che sono tremende generalmente. Non in tutti, anche in questo c'è un enorme cambio e noi giriamo in vari, lavoriamo, viaggiamo in tanti paesi e la cosa interessante è vedere come in ogni paese c'è uno stadio differente di progressione in questo cammino spirituale, è incredibile. Siamo tornati da poco, per esempio, dalla Svizzera, dove abbiamo trovato delle persone davvero tutte pronte a fare regressioni senza assolutamente nessuna resistenza e si fa un lavoro molto meno faticoso. Quindi, che facciamo in generale? Torniamo indietro nel tempo. Recuperiamo ricordi di vite passate o incarnazioni, diciamo così, e risolviamo problemi attuali che però provengono da problemi irrisolti in queste vite che noi chiamiamo vite passate. Ora, diciamo presunte vite passate, perché lo ripeto sempre, non sappiamo mai effettivamente se sono vite passate o vite parallele o quel che un giorno riusciremo a comprendere. Per ora non abbiamo le capacità di andare oltre e per noi sono vite passate. Certo, quando saremo in quinta dimensione vedremo talmente tanto di più che tutto ciò che oggi ci sembra incredibile, sarà una cosa normalissima. Per il momento andiamo avanti così e ci studiamo sopra. Poi regredire, in generale si regredisce prima a, se uno dovesse seguire l'iter, bisognerebbe andare ad un passato meno remoto, quindi prima l'età adulta, poi l'adolescenza, poi l'infanzia e poi andare indietro ad esperienze anche durante il parto, perché è uno dei momenti più difficili, no? Più particolari della nostra esistenza, per i Natali e poi si fa questo viaggio a ritroso, che ci permette poi di integrare parti di noi stessi, parti di noi che sono in conflitto, ci permette di riconciliarci con delle situazioni che abbiamo vissuto, con i nostri parenti, i nostri genitori, la nostra coppia, i nostri gruppi, il nostro gruppo di pari o con precedente generazione, diciamo così. Quindi in realtà quello che andiamo a fare è ci liberiamo di queste zavorre che ci ostacolavano o ci ostacolano nel raggiungimento del nostro benessere interiore. Mentre facciamo tutto questo, quello che in realtà accade è meraviglioso. Perché? Perché incontriamo persone che abbiamo amato e che infinitamente e che abbiamo di nuovo con noi. E ora mi rivolgo a tutte quelle persone che mi chiedono come è cambiata la tua vita, con questo lavoro. Beh, in realtà non è cambiata perché io in questo ci sono sempre nata, vissuta, stata sempre, non solo in questo ovviamente, no? Diciamo in tutto ciò che è spirituale. Ma cosa cambia? Cambia il fatto che intanto non hai paura della morte. Perché? Perché in realtà sai che non moriamo, cioè sì, abbandoniamo il corpo, ma perché è un corpo che ormai ha fatto quello che era, diciamo, il suo lavoro. Però l'anima è in un processo continuo e quindi andiamo avanti a fare un lavoro di apprendimento vita dopo vita. Oh, in questo però appunto il fatto di rincontrare qualcuno, per esempio, che avevamo amato tanto e che in un'altra vita avevamo perso, averlo ritrovato, ritrovarlo in questa vita è veramente emozionante, perché? Perché poi si fanno talmente tante emozionanti esperienze insieme che effettivamente ti lasciano senza fiato. Poi, che altro dire? Mentre noi, perché questa è tutta magia in realtà, perché mentre noi lavoriamo affinché la persona si liberi magari da ansie, fobie, le solite cose per le quali poi si usa un'ipnosi, no? Paure, attacchi di panico, che ne so, dolori cronici, c'è cioè di tutto, malattie fisiche, dipendenze,
cosa accade? Che si apre la mente e si arriva ad uno stato di rilassamento molto profondo, che è però uno stato naturale che se noi lo conoscessimo profondamente lo potremmo utilizzare molto più di quanto lo stiamo utilizzando. Wow, mi fa venire go. Addirittura, hola, hola, scusate, la Chiesa Cattolica di Miami manda delle persone da Brian Weiss e aprendo queste menti, diamo la nostra mente, diamo a noi stessi un'enorme possibilità. Scusate che io saluto intanto, vabbè. E diamo appunto a noi stessi la possibilità di fare un enorme lavoro, anche di incontrare le persone che non sono più con noi in questa parte del velo, ma incontriamo persone che sono ad un velo da noi. Non succede sempre, non si può assolutamente generalizzare, però accade sempre più spesso e questa è una cosa che effettivamente ci ha portati ad aprire poi uno studio su tutto ciò che sta accadendo di questo genere, perché è incredibile, è come se dall'altra parte del velo abbiano capito anche loro che ci possiamo avvicinare e ci possiamo salutare tanti modi, anche abbracciandoci. Ed è cosa che a tante persone è accaduta senza neanche volerlo fare, perché io faccio un lavoro molto tecnico, molto più scientifico e poi dopo quel che accade, accade, no? Allora, un attimo solo, Salvatrice Lazzaro dice, Pamela, l'anima può morire? No, l'anima non può morire. L'anima è un Pamela? continuum proprio di vite piene di esperienze. No, l'anima non muore mai. Poi Annina, che bello questo nome, Annina, streghetta Ramsey, cosa bella. Dice, è vero, molto emozionante, ho ritrovato il mio amore in molte regressioni. Sì, Annina, cioè una cosa è davvero, ti lascia, no? Stupefatta con un salto nel cuore quando lo capisci, ma anche per cose molto più piccole. Ad esempio, mio padre, quando lui se n'è andato, io ho sentito una cosa che non avevo mai sentito quando era in vita, no? Fino a quando stava bene. Cioè, il fatto di dover essere lì, sentivo quasi io la madre. È vero che quando i nostri genitori diventano poi anziani, invecchiano, ci sentiamo, sembra, no? Perché ci sentiamo noi poi responsabili, dicendo, lo siamo a volte, ma in realtà nel caso suo era una sensazione stranissima. Ok, poi qualche tempo dopo ho fatto un'auto-ipnosi e ho visto un bellissimo paesaggio e poteva essere un Carolina del Nord, perché non è che sono andata a guardare proprio tutti i particolari, perché io ormai lo faccio così, insomma, come se fosse, faccio una passeggiata a Via del Corso per chi sta a Roma, no? Sono andata così e dicevo, ah, guarda che bello, questo prato immenso, sconfitto, no? E ero lì con quello che doveva essere mio marito e ho sentito che la mia mano stringeva una piccola mano. E ho pensato, ma questo è il mio bambino. Ho guardato e ho capito che quel bambino piccolo era mio padre, cioè era quello che nella vita attuale era mio padre. E è stato un tuffo talmente grande al cuore che alla fine ho fatto così e mi sono, in realtà, sono uscita poi dall'ipnosi perché effettivamente per me è stato bellissimo, bellissimo. E poi dopo andando a vedere un pochino più approfonditamente ho visto che quel bambino poi era cresciuto ed era dovuto andare via e io non l'avevo potuto salutare, quindi cioè, sapete, poi c'era stata la guerra, insomma, tanti, tanti altri avvenimenti e il fatto di non averlo potuto salutare io l'ho sempre, si vede, l'ho portato nel mio trauma e quindi per quello sono voluta rimanere con mio padre fino al suo ultimo respiro e niente, nessuno avrebbe potuto muovermi di lì. Poi Claudia dice rivelare dal latino revelare,
significa letteralmente togliere il velo. Bravissima, deriva da velum, velo. Grazie Claudia, sei sempre preziosa. Sì, è vero, rivelare proprio, ed è quello che si fa. Ed è una cosa che è automatica, è venuta automatica. Io sinceramente non ci avevo neanche pensato, è accaduto. Ed è sempre più così. Silvia dice, chiede, è possibile che la mia famiglia sia stata già la mia famiglia così al completo come in questa vita? Mamma, papà, sorella, fratello. Perché, aspetta, dice Silvia sempre, io l'ho già vissuta la mia famiglia. Guarda Silvia, in generale si cambiano i ruoli, però non è detto, perché la cosa bella è che non ci sono regole, non ci sono regole così ferree. Quindi se per qualsiasi motivo voi avete avuto la necessità di tornare così come eravate, sì, è possibilissimo. Durante una regressione, che puoi fare anche da sola, piano piano, insomma, magari già le fai, non lo so, puoi fare una cosa, quando vai in un'altra vita e vedi le persone che ti circondavano in quella vita, che facevano parte della tua famiglia e via dicendo, puoi guardarle negli occhi, perché lo dico sempre, lo ripeto sempre, ma si sa, è una cosa che sanno tutti, negli occhi, come si dice sempre, si legge l'anima delle persone. Quindi guardate profondamente gli occhi di quella persona che era lì con voi e riconoscerete, non gli occhi che potrebbero essere occhi azzurri, che poi invece oggi sono marroni, no, una forma differente, ma all'interno di quegli occhi c'è quella cispa, quella, come si dice in italiano, quella scintilla divina che è la nostra anima. E lì riconosci quelle che sono le persone che hai con te di nuovo. Concita dice, ciao, per me non è semplice, ho fatto intensivo di ipnosi ma ho avuto rare immagini anche se sono stata bene. Concita, è vero, c'è una piccola percentuale di persone che hanno più difficoltà. Bisogna farci un po' più, diciamo, bisogna spiegare un pochino meglio come funziona a queste persone, perché spesso probabilmente, non so, non ti conosco, però perdonami se magari non è così, non pensare che sia una questione personale, però sono persone che al non visualizzare hanno più difficoltà, oppure perché hanno altri canali più attivi, quindi probabilmente, non so se ti è stato spiegato, ma probabilmente tu avresti percepito senza vedere, perché noi usiamo vedere, ma in realtà non intendiamo percepire con qualsiasi senso, sentire un profumo, toccare, qualsiasi cosa. Quindi insomma il discorso diventa un po' più lungo, però effettivamente alcune persone hanno qualche difficoltà, soprattutto chi è abituato a tenere tutto sotto controllo, che è un bene nella vita di tutti i giorni, però poi ci crea una difficoltà quando poi andiamo all'atto pratico a lavorare su queste regressioni. Sicuramente sei stata bene, perché nelle regressioni come minimo ci si rilassa, se ne va lo stress e ci sono sempre tantissimi effetti secondari positivi. Poi Annina, quanto pare questa cosa della streghetta è troppo carina, dice, da piccola visitando Pompei mi sentivo come a casa, durante una regressione recente ho rivisto una mia vita lì e ho capito come ritrovare parti di sé. Sì, è vero, è bellissimo, è una cosa che ti ha creato quell'emozione. Oltretutto abbiamo vissuto tutti, come in ogni vita, abbiamo vissuto dei momenti incredibili con delle guerre, quando ci viviamo, insomma, la cosa è abbastanza difficile, ma quando poi andiamo a rileggere quello che una vita passata con tutto ciò che sappiamo oggi, insomma, cambia davvero tantissimo. E ragazzi, sono le 22:55, abbiamo solamente 5 minuti, e se c'è qualcuno che al volo deve fare una domanda, poi andremo avanti con le dirette. Questa oggi era solo per mandarci un saluto, per conoscerci con le persone che non ci conosciamo, era solamente per condividere con voi un momento della mia vita. E anche con tutti gli altri, perché non sapete che succede dietro, sono tutto dall'altra parte del computer.
E per appunto farvi vedere che in fondo, nonostante tutto quello che ci accade, riusciamo a sopravvivere, siamo forti e ce la faremo tutti, sempre e comunque, anche perché siamo insieme, anche perché costruiamo ponti di luce e in questi ponti di luce, quando andiamo dall'altra parte, quando ci troviamo dall'altra parte, siamo, come dico sempre durante le regressioni, in un altro posto, in un'altra dimensione, in un altro momento, ed è tutto magico. Allora, guardo le ultime domande. Grazie a te. Allora, ciao, dice Antonella, io faccio fatica con la regressione, mi muovo continuamente e non vedo l'ora che finisce. Scusate, sei stata troppo carina. Ma che simpatica, tesoro. Allora, perché non ti mettono in profondità, perché ovviamente viene modulato, viene modulata l'intensità della regressione. Calcola che quando noi facciamo regressione è un tipo di ipnosi, ma è un tipo di ipnosi molto leggero. Calcola che in generale utilizzo l'ipnosi per l'ipnochirurgia, cioè l'ipnosi come anestesia generale, no? Quando per esempio c'è un intervento chirurgico senza anestesia generale per vari motivi, in ultimo casi in cui ci sono dei rischi se sottoposti ad un'anestesia generale, per esempio sono grosse fortissime allergie. Quindi la utilizziamo, appunto, utilizziamo l'ipnosi con sedazione cosciente al posto dell'anestesia generale già da un po' di tempo, non tantissimo in Italia, ma sta arrivando. La utilizziamo sempre nella chirurgia per la gestione del dolore, per controllare spasmi durante la riabilitazione. E in tantissimi altri casi, quindi dipende da quanto sei messa in profondità. Se no, certo, a volte è normale, per esempio se hai dei momenti nei quali sei proprio in attività è normale che non puoi stare ferma, è giusto quello che dici. Morena, grazie a voi, grazie di essere qui, grazie Annina, grazie a voi. Allora, Miri dice, scusa, i miei messaggi si leggono? Sì, io li leggo, però non so se ce n'erano sopra altri. Ora guardo un attimo, scusa, finisco di leggere e guardo se per caso non ne ho visti indietro, perché stavo parlando e sono tutta presa da quello che dico. Bella tu, Silvietta, grazie a tutti voi. Antonella dice, io in questa vita ho avuto tanto dolore, lutti, malattia grave, vorrei sapere se nelle vite precedenti sono stata una cattiva persona, quindi una conseguenza. Allora, Antonella, questo è un discorso che io vorrei fare molto più a lungo, perché tutti pensiamo, siamo portati a pensare, non avendo ben capito, non perché l'abbiamo capito male, ma perché ci è stato insegnato male. Non abbiamo ben capito il karma e non abbiamo ben capito il fatto che non sempre stiamo pagando gli errori di una vita passata. A volte siamo qua per un servizio che facciamo, perché la nostra vita accanto ad altre persone, non perché noi siamo santi, per carità, no, quando mai, non staremmo qua, ma perché la nostra vita accanto ad altre persone può anche aiutare l'altra persona a fare un percorso di valore. Poi la scelta è dell'altra persona, ovviamente, però noi ci mettiamo a disposizione. E nel frattempo capiamo qualcosa anche noi, non è detto che siamo state persone terribili, anche se tutti siamo stati buoni, cattivi, ora non voglio dire cose brutte, ma insomma sia cose brutte che cose belle. Silvia dice, la tua voce è familiare per me, anche la mia, Silvietta. Poi Claudia, ma non si può avere magia anche qua prima di andare di là? La magia di qua, Claudietta, viene quando credi nella magia in generale, perché di là e di qua in fondo è la stessa cosa. Siamo nello stesso mare, siamo gli stessi pesci che nuotano nello stesso identico mare, solo che dobbiamo poterci credere anche di qua per poi vederla anche di là. Grazie Silvia che hai risposto a Miriam.
Grazie, grazie a voi. Grazie Miriam, aspetta, sto guardando se ci sono altre. Scusa, non lo vedo. Scusatemi, perché voglio controllare se magari non c'era. No, ne vedo altre, Miriam. Ad ogni modo, se dopo lo trovo, dopo controllerò stanotte e se trovo qualche messaggio al quale non ho risposto, poi rispondo. Allora, 2301, io vi ringrazio tantissimo, torno alle feste del luglio spagnolo e vi invito a restare con me nel mio cuore, così andiamo tutti a fare un po' di festa. Stasera Festival Internazionale, dove appunto vi dicevo all'inizio della trasmissione, pieno di gente di tutto il mondo a festeggiare la magia della vita. Un abbraccio grandissimo, ritornerò presto, a luglio sarò due volte con voi se non ricordo male, e un abbraccio da cuore a cuore. Grazie di essere stati con me, grazie e buonanotte.